Today represents a very significant moment of change. It's a defining moment for our politics and for our people. Abbiamo sentito tanti politici parlare di cambiamento molto significativo e decisivo in seguito a una loro vittoria elettorale. Ma quella ottenuta da Michelle O'Neill il 7 maggio in Irlanda del Nord potrebbe esserlo davvero. Per la prima volta nella storia, infatti, saranno i cattolici del Sinn Féin a guidare il governo, come ci spiegherà il corrispondente da Londra Luigi Ippolito, che proverà anche a ipotizzare le conseguenze politiche, riunificazione delle due Irlande compresa, di questo voto. Di certo, a livello simbolico, nella provincia britannica dell'isola è stata scritta una pagina di storia diversa da quella raccontata in tanti film e canzoni, di cui ci parlerà invece Matteo Persivale, grande esperto della cultura anglosassone. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di martedì 10 maggio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Luigi Ippolito, perché le elezioni in Irlanda del Nord sono state così importanti? In Irlanda del Nord le elezioni per l'Assemblea della provincia hanno prodotto un risultato storico perché per la prima volta è risultato primo partito il Sinn Féin, cioè il partito nazionalista cattolico che è l'erede dell'IRA, l'esercito repubblicano irlandese, cioè la formazione paramilitare che ha condotto la lotta armata contro i britannici ed è stato responsabile di decine di sanguinosi attentati. È un risultato particolarmente importante se si pensa che l'Irlanda del Nord è stata creata 100 anni fa, al momento della divisione dell'Irlanda, come una provincia a maggioranza protestante, una provincia che, rimanendo all'interno del Regno Unito, doveva garantire la permanenza e la maggioranza in quella regione ai protestanti che vivevano in Irlanda. Allo stesso tempo, però, non bisogna enfatizzare oltre misura questo risultato. Perché? Perché il Sinn Féin in realtà non ha aumentato i suoi seggi al Parlamento nordirlandese rispetto alle precedenti elezioni e è cresciuto soltanto dell'1% in termini di voti e ha ottenuto il 29% soltanto delle preferenze, ma si è ritrovato a essere primo partito perché il partito unionista protestante è scivolato al secondo posto perché ha perso alcuni seggi, soprattutto a vantaggio della nuova formazione centrista Alleanza, che è una formazione interconfessionale e in un certo senso post-confessionale. E non bisogna enfatizzare oltre misura il successo del Sinn Féin, anche perché dal punto di vista pratico ci sono poche conseguenze, nel senso che sulla base degli accordi di pace del 1998, l'Irlanda del Nord è governata sulla base della condivisione dei poteri fra cattolici e protestanti. Solo che fino ad adesso il primo partito era sempre il partito unionista protestante e quindi esprimeva il primo ministro, mentre invece il Sinn Féin come secondo partito fino a ieri esprimeva il vice primo ministro. Adesso le posizioni si invertiranno e quindi il Sinn Féin avrà diritto a esprimere il primo ministro, mentre invece agli unionisti andrà il vice primo ministro. Ma di fatto è soltanto una distinzione semantica, perché le due posizioni di primo ministro e vice primo ministro sono in realtà equivalenti. Vogliamo riassumere brevemente la storia del Sinn Féin? Il Sinn Féin è il partito storico dell'indipendenza irlandese, fondato più di 100 anni fa, nel lontano 1905, è il movimento che ha guidato l'Irlanda all'indipendenza dalla Gran Bretagna ormai 100 anni fa. E in Irlanda del Nord il Sinn Féin è stato il braccio politico, come abbiamo detto, dell'IRA, cioè della formazione paramilitare che guidava la lotta armata contro i britannici. Quella di braccio politico dell'IRA è una definizione classica. Che cosa significa nella pratica? I rapporti fra Sinn Féin e IRA sono sempre stati ambigui, nel senso che
non si è mai capito chi facesse parte dell'una e chi facesse parte dell'altro. Per esempio, Gerry Adams, lo storico leader del Sinn Féin, aveva sempre negato di essere un membro dell'IRA, ma in realtà pare che fosse uno dei dirigenti della formazione armata. Così come Martin McGuinness, altro storico leader dello Sinn Féin in Irlanda del Nord, era in realtà al vertice del comitato militare dell'IRA e uno dei principali organizzatori degli attentati condotti dall'esercito repubblicano. Tuttora oggi questi rapporti non sono chiari, nel senso che ci sono molti che sostengono che in realtà il Sinn Féin sia etero diretto dietro le quinte dalla dirigenza dell'IRA. Irrespective of religious, political or social backgrounds, my commitment is to make politics work. Il successo del Sinn Féin ha però il volto di una donna, Michelle O'Neill. Chi è e perché proprio lei è riuscita dove i leader precedenti avevano sempre fallito? Michelle O'Neill è la leader del Sinn Féin in Irlanda del Nord e sarà dunque, in quanto leader del primo partito dopo queste elezioni, sarà lei a essere designata nuovo primo ministro dell'Irlanda del Nord. Lei ha 45 anni e viene da una famiglia di militanti dell'IRA, anche se lei non ha mai fatto parte del gruppo armato e anzi, data la sua età, è entrata in politica dopo l'avvio della pace nel 1998 e quindi rappresenta la prima generazione di leader del Sinn Féin che non ha fatto parte direttamente della lotta contro i britannici. Michelle O'Neill rappresenta l'anima più socialista e di sinistra del Sinn Féin e infatti lei è riuscita a condurre il suo partito al successo elettorale grazie a una campagna impostata tutta sui temi sociali, sui temi economici, sui temi del costo della vita, mettendo sostanzialmente in sordina il tema della riunificazione dell'Irlanda. La vittoria dei Sinn Féin è la conclusione di un cammino lungo e soprattutto molto doloroso, che ha segnato profondamente la cultura di tutti i paesi coinvolti. Per questo motivo ho chiesto a Matteo Persivale di ricordarci quali sono i film e le canzoni che hanno maggiormente segnato l'epoca della contrapposizione feroce. L'Irlanda è uno dei pochi paesi al mondo, forse l'unico, nel quale un ragazzo che dice ai genitori di voler fare il poeta non viene considerato un pazzo pericoloso, ma un interprete in più di un grande millenario racconto che l'Irlanda fa di se stessa. È anche per questo che la storia e le storie dell'isola di Smeraldo, vicende tanto tribolate, hanno trovato interpreti tanto sublimi. Per gli stranieri dai 50 anni in su, quelli che ricordano i tempi precedenti agli accordi di Pasqua del 1998, gli accordi che hanno segnato la fine dei Troubles, la guerra civile a bassa intensità, cominciata in Irlanda del Nord nel 69, ci sono due Irlande, quella del prima e quella del dopo. Come si viveva in quella del prima? Tra il 1969 e il 1998, gli attentati repubblicani e le ritorsioni unioniste e le strade militarizzate erano la surreale normalità della vita nordirlandese e delle notizie sui giornali e in TV. L'Irlanda del Nord del dopo, quella della pace, che adesso rischia di finire per il contraccolpo politico di Brexit, è un paese che ha raggiunto una difficoltosa normalità, a caro prezzo. Quella del prima l'abbiamo appena vista al cinema, in un film da Oscar, Belfast, di Sir Kenneth Branagh. Perché Branagh, che allontanandosi dalla natia Belfast, si è anche sbarazzato dell'accento locale, non è inglese come Shakespeare, il drammaturgo della sua vita, che nessuno, almeno nella generazione di attori e registi nati negli anni 60 del secolo scorso, interpreta come fa lui. No, Branagh è nordirlandese. Abbiamo tutti una storia da raccontare, ma quello che ci rende uno diverso dall'altro non è come finisce questa storia, ma piuttosto da dove è cominciata. Il cuore del film, autobiografico, è una casa che non c'è più. 96 Mount Collier Street. Ora c'è solo una recinzione malinernese, un prato in disordine, e nessuna targa blu del National Heritage ricorda che qui sorgeva la casa nella quale è nato e cresciuto Kenneth Branagh.
talento shakespeariano prestato a Hollywood. Il suo è un film autobiografico che racconta la città squarciata dal conflitto, dove nel piccolo Judd Hill, bambino costretto a emigrare in Inghilterra con la famiglia per sfuggire alla violenza selvaggia che nei 30 anni provocò oltre 3.500 morti, terrorizzando tutti, vediamo Branagh e le sue dolorose esperienze familiari. Quali sono, tra i tanti, gli altri film che vale la pena di ricordare? Il cinema ha raccontato i Troubles spesso e in modo spesso straordinariamente efficace. C'è la storia d'amore impossibile di La moglie del soldato, del 1992, diretto da Neil Jordan, con Stephen Ray, militante dell'IRA. C'è Nel nome del padre, dell'anno successivo, il 1993, diretto da Jim Sheridan. La storia vera di un padre e di un figlio incarcerati insieme, ingiustamente, sono Daniel Day-Lewis e Pete Postlethwaite, entrambi mostruosamente bravi, che stravinse l'Orso d'Oro al Festival di Berlino di quell'anno. C'è Bloody Sunday del 2002, che ricostruisce nella fiction, in modo quasi documentaristico, la Domenica di Sangue dalla quale nacquero i Troubles, diretto da Paul Greengrass, con nitore e precisione, un altro Orso d'Oro berlino. E poi c'è Hunger, del 2008, diretto da Steve McQueen, altra storia vera, lo sciopero della fame di Bobby Sands, Michael Fassbender, portato alle estreme conseguenze. Passiamo alla musica. Una playlist della musica ispirata ai Troubles sarebbe infinita. Gli irlandesi sono grandi musicisti e anche al di là del mare, in Inghilterra, molti artisti hanno dedicato canzoni alla situazione nordirlandese. Ci sono ovviamente gli U2 dell'inno Sunday Bloody Sunday. C'è Zombie dei Cranberries, al quale Dolores O'Riordan prestò la sua voce inimitabile. C'è l'inquietante Invisible Sun dei Police. C'è anche Yoko Ono con la sua versione di Sunday Bloody Sunday. C'è This is a Rebel Song di Sinead O'Connor. Streets of Sorrow dei Pogues. Cypress Avenue di Van Morrison. Attraverso i decenni, musica, facendo eco alla domanda gridata da Bono quando la pace sembrava impossibile. Per quanto tempo dovremo cantare questa canzone? Luigi, torno da te per concludere. Poco fa Matteo Persivale ha accennato al ruolo svolto dalla Brexit sulla situazione in Irlanda. Fino al referendum del 2015 sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, la solidità della pace non veniva seriamente messa in discussione da nessuno. La Brexit ha cambiato le cose perché, molto semplicemente, il confine tra Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord è diventato uno dei principali rebus da risolvere per Londra e Bruxelles. Perché una cosa è una frontiera tra due paesi dell'Unione Europea, un'altra quella tra un paese dell'UE e uno extra. In che modo la vittoria del Sinn Féin può influire su tutto questo? Dopo il successo elettorale, il Sinn Féin, come era facile immaginare, ha messo al primo posto dell'agenda politica la questione della riunificazione irlandese, che è un po' la loro ragion d'essere. Però è una prospettiva che appare ancora lontana per il fatto che la riunificazione dell'Irlanda dovrebbe passare attraverso un referendum e il referendum deve essere garantito, deve essere concesso dal governo di Londra. Ora, sempre sulla base degli accordi di pace del 1998, Londra deve organizzare un referendum sulla riunificazione qualora fosse riscontrata una maggioranza a favore dell'unificazione con l'Irlanda in Irlanda del Nord, una maggioranza sostenuta nel tempo da parte dell'opinione pubblica. Questa è una condizione che non esiste al momento. Al momento, secondo i sondaggi, soltanto il 30% dei nordirlandesi sostiene la prospettiva di una riunificazione con la Repubblica d'Irlanda, la Repubblica di Dublino, e non sembra che questo dato sia in crescita. Il Sinn Féin dice che entro 5 anni si dovrà arrivare a un referendum sulla riunificazione, ma è difficile che al momento questa prospettiva si realizzi. Grazie Luigi Ippolito e Matteo Persivale. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani.
Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera, a cura di Tommaso Pellizzari con la collaborazione di Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese, editing audio di Giulia Pacchiarini, montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.